e dei giorni scorsi la classifica annuale della qualità della vita fatta dal Sole 24 Ore. Ci sono tante classifiche della qualità della vita, questa è quella storica, quella un po' di riferimento. E vede la nostra provincia, attenzione, non la sola città di Como, è una classifica che riguarda tutte le province italiane, che sono 107, in una posizione, il 33° posto, che in sé non sembra male. Diciamo che se dovessimo dividere la graduatoria in quattro quarti, Como è nella prima parte del secondo quarto, però ha perso 16 posizioni rispetto all'anno scorso. Perché? Perché per quanto questa provincia si qualifichi bene dal punto di vista della ricchezza, per esempio, della sicurezza, e non è poco, non possiamo dire che in provincia di Como si viva male, tuttavia per altri parametri invece la situazione è certamente peggiore. E il riferimento è in particolare all'ambiente e ai servizi, e in modo specifico alla qualità dell'aria. Noi siamo 98esimi come provincia su 107 per la qualità dell'aria, e questo sta ad indicare una grave difficoltà che non è soltanto determinata dalla morfologia della provincia, quindi dal fatto che siamo stretti per lo più in buona parte tra montagne e lago, ma dalla difficoltà di porre dei rimedi a questa esigenza di una qualità dell'aria migliore. Credo sia una sfida importante per tutte le amministrazioni per i prossimi anni.